se fossi a scuola io diventerei terribile. Cioè ogni cosa che... L'ho fatta tante scuole, no? Quindi sono passati in mezzo. So che solamente se si gioca continuamente si sopravvive alla scuola, se no no. Quindi se una vanna fa così, ti poni... Maestra, non riesco a scrivere. Vorrei, ma... Avidia. Mamma mia, ho tagliato. Vid. Vedere. A? Privativo. Quindi non vedere. Ignoranza. Bravo, perfetto. Ignoranza. La seconda? Senza la I, Mauro. Eh? Senza la I. Eccola. Cenano. È anche difficile scrivere con la varia così. Ginana, ginana cosa vuol dire? Conoscenza. Che tipo di conoscenza? Cioè, conoscenza per identità oppure? Per risonanza, cioè questo tipo di conoscenza è fatta così, per risonanza. Per identità, io divento, osservo l'albero, divento l'albero, conosco l'albero attraverso il cambiamento che è avvenuto in me nell'osservazione. Quindi è una conoscenza non concettuale, questa invece è una conoscenza concettuale. Nel mondo della filosofia asiatica c'è molto sospetto per la conoscenza concettuale, conoscenza fatta di concetti che non hanno la radice qua. Ecco. Quindi, ma lì meriterebbe approfondire il termine jinana, un termine straordinario perché indica la conoscenza per risonanza, per identità, per empatia profonda. Io empatizzo, entro in risonanza con te e ti ascolto, quindi una qualità femminile, ti ascolto, ma divento te, cioè sento le emozioni che senti tu, però non divenno, so di essere io, quindi però mi faccio aperto, come dire... Se questa è la mia identità, io sono fatto così, io accolgo questa tua particolare vibrazione, ma non mi identifico con questa. So che è una cosa che viene da te, che però io posso ricevere al mio interno, riconoscerla, ad esempio provi tristezza, io la riconosco, la sento, però distingo quello che viene da te e quello che invece è la mia tristezza, la tristezza per le mie cose e così via. Vabbè.